Che sta a fare la passeggiata domenicale? Datemi un po' una calmata, gente. Fatti sotto, uomo di paglia. In troppi anni, troppe menzogne. È finita, Norman. È l'ora della verità. May, stai bene? Sì, bene. Potresti portare queste fuori? Sì. Lavorano giorno e notte alla ricerca di un antidoto contro il morbo. In città la quarantena è stata imposta ovunque. Dalla Sable International, che adesso controlla militarmente le aree di transito. In questo momento gli agenti tentano di contrastare i detenuti evasi da Riker e da Raft. Intanto, il sindaco Osborne ha incolpato pubblicamente Spider-Man per l'evasione di massa e per l'epidemia, bollandolo come fuggitivo. Ma non ha ancora fornito alcuna prova. E molti credono stia solo cercando di scagionarsi. Un'inchiesta del Bugle ha infatti dimostrato che il morbo è stato originariamente prodotto in un laboratorio illegale della Oscorp con sede a Manhattan. Il sindaco ha garantito che la Oscorp lavora a stretto contatto con l'NDC per lo sviluppo di una cura, ma le dichiarazioni non trovano ancora riscontro. Dottor Octavius, perché? Potevo fermarlo. Mi ha chiamato l'ospedale. Dicono che sei sparito. Non ho tempo da perdere. Secondo i dottori hai 14 ossa fratturate. Quindi ne ho 192 ancora a posto. Ma grazie per l'aiuto. Il peggio è stato nasconderti alla Sable. Per loro adesso sei un bersaglio primario. Ne sono onorato. Che sta succedendo, Yuri? Non lo so. Sembra la fine del mondo. Forse lo è. Cioè, guardate un po' New York, come si è trasformata. Intanto sono passato a livello 30. Vabbè, comunque stavo dicendo... Cioè, guardate! Alcuni evasi hanno formato una banda e stanno imperversando in diversi isolati. Saccheggi, intimidazioni, ne combinano di tutti i colori. Li metto in riga io, che altro hai? Il sindaco ha ordinato a Silver Sable di trovare a tutti i costi Lee e Octavius. E lei starà strellando gente a caso, rinchiudendole in centri sparsi per la città. Pare stia ricorrendo persino a tecniche di interrogatorio estreme. Tortura, vuoi dire? Tranquilla, ci penso io. È la nostra città, Yuri. Riprendiamocela. Perfetto. I miei uomini stanno cercando i super criminali. Ti aggiorno appena ho novità. Per ora, cerca di mantenere l'ordine in città. Peter, ho provato a chiamarti tutto il giorno, stai bene? Oh. L'evasione di stanotte ha seminato il caos ovunque. Cavolo. Venezia May, tranquilla. Sono più preoccupato per te. Annaggia no, voi. Devi, il rifugio è il posto più sicuro della città. Le altre sedi a nord se la passano bene, ma qui la situazione è sotto controllo. Spero tu abbia ragione. Qui invece no. Posso dirlo? Ti voglio bene. Anch'io, Peter.
grossi evasi da raft stanno assediando i distretti. Ai miei uomini serve una mano. Ma non mi dire, ma raggiungi un punto d'osservazione e ti spiego tutto. Vado, è Octavius. No, due dei suoi amichetti. Il dottore lo stiamo ancora cercando. Sarò onesta, quel tipo mi terrorizza. Temo sia il supercriminale più scaltro che abbia mai affrontato. Già, è quello che mi preoccupa. Ok, resisti, capitano. Oh, lei. E salve a te. Oh, Kumba. Chi sono? Proprio come una versione assurda di un western moderno. Sceriffi assediati in un canyon urbano. Yippee-yay-yay, pezzo di ragno. Ok, un corno. Questi mi stanno a rompere proprio in scatola. Oh, e tu proprio vieni alle spalle. Cioè, non alle spalle, il fatto è che vieni proprio all'improvviso. Ah, tu ancora vivo, sì. Al peggio, mentre cercavo di riprendermi, la città è sprofondata nel caos. Devo rimettere ordine. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Con voi Vincent, come appunto abbiamo letto, okay, c'è un bel casino in città. Rhino ha saltato. Dopo quello che è successo. Electro è nell'Upper East. Devi intervenire. Uno vale l'altro, sono entrambi nei guai fino al collo. L'area. Quindi aspetta un attimo. Praticamente ci sono, c'è Electro e Volter, uno da una parte e l'altro dall'altra. Non so dove scegliere, vabbè. Vada per la destra. Peter, hai tempo? Serve aiuto al rifugio Fist che si trova a nord. Il rifugio per i veterani di Harlem. Che succede? Degli evasi di Riker chiedono cibo e provviste. Il personale è barricato all'interno, ma non resisterà a lungo. Io e Miles andiamo ad aiutarli. Non fare nulla prima del mio arrivo, May. Ci vediamo ad Harlem. Zia May sembra esausta. Spero di cuore che non sia malata. Devo aiutare Yuri, poi andare ad Harlem. Non lo so, perché prima abbiamo visto nell'altra puntata, Yuri, praticamente, che zia May stava tossendo, ha tossito e c'era del sangue. Quindi non vorrei che è stata colpita anche lei dal mi sto ricordando, dal coso del diavolo, mannaggia. Ah, questo è Electro, cioè siamo andati in bocca a Electro proprio, Tu non paghi la bolletta dell'Enel, no. Ah, inutile. Si mette male. L'elettricità dei trasformatori impedisce ai poliziotti di uscire. Yuri, la situazione è molto delicata. Per liberare i tuoi uomini dovrò disattivare quei trasformatori. Anche se ci riesci, gli servirà comunque il tuo aiuto. Sono qui apposta, pronto a risolvere qualsiasi problema elettrico. Qui ci facciamo male. Ok. La situazione non è delle migliori. Devo distruggere. Oh, Kumba! No, dai! Devo prima annientare Aya! Ok. Come diavolo sarà riuscito ad appenderlo? Due sistemati, altri tre. Quando Electro era nel raft non sentivo la mancanza delle sue diavolerie da supercriminale. Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori. Ma come se li inventa? Ok, lì c'è l'altro. Oh. Oh. Quello voleva colpirmi. È quello ciccione. Oh, oh, arriva il toro. Oh. Grazie. Grazie. Sono molto felice di stare con lei. No, no, continuate, no. Tanto io... Urkokan, Urkokan. Come vi odio, veramente. Oh, non si fermavano. Cavolo. Oh, troppe domande.
Che cavolo. Ah, eccoli lì. Oh, non beccato. Oh, dov'è il prossimo? Ah, da quella parte. Ok, ne restano qui. No. No. Un po' d'acqua? Dai. Ma dove lo lancia? Ok. Oh, cavolo. Oh. Oh. Cavolo. Oh, madonna, questi cecchini. Oh, allora avete proprio rotto. Madonna, l'ho visto all'ultimo. Oh, e allora ti becchi questo, eh. Ok. Eccolo lì, ah. No, no, no. No, 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 no. Voi veramente state giocando col fuoco. State giocando col fuoco. Sono qui apposta, pronto a risolvere qualsiasi problema elettrico o demoniaco. Oh, la vuoi finire di seguirmi? Ok. Vediamo un po' se la finite. No. Non beccato. Che ne so. Fatto sta che è un deficiente quello. Oh. Ma tu, come è caduto? L'altro sta laggiù. E allora. Oh, e allora proprio vi siete fi. No, 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 no. Sì, vabbè. Mo ti becchi questo. Ok. Oh, però io ho fatto cerchio. L'ultimo trasformatore che porta gli agenti. Oh, madonna della miseria. Dove sta? Sì, però quelli hanno scocciato con sti razzi, veramente. Oh, voi. Oh, morite. Oh, morite. Cioè, veramente. Dove stanno, mo? Oh, cavolo. No, 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 no. Si può sapere dove state? No, veramente, perché mi state facendo veramente incazzare. Ma io non li trovo. Si può sapere dove stanno? Sarà riuscito ad appenderlo lì. Ma qui sopra non c'è nessuno. Oh, e allora sarà quello nell'elicottero. Ma dai, e che cazzo che sta a fa la passeggiata domenicale? Elicottero, dove caspita sta l'elicottero? Oh mio Dio, ma non trovo nessuno. A parte i razzi. Ora ti faccio vedere io. Però magari mirare meglio, eh. Probabilmente si trovano giù. Scusa, veramente, proviamo a vedere questi qua, perché non so come fare. Uccidiamo questi. Vediamo se sono questi il problema. Ma non sono questi. Oh, ma non sono questi il problema. Perché alla fine, cioè, non hanno gli RPG o i razzi. Qui sarà sicuramente l'elicottero. No, scusate. Allora, o c'è qualcuno qua giù. Qualcuno c'è, però.
Fino a me. Oh, 3 ore ci ho messo, Gli agenti sono solo per l'elicottero. Devo dare una mano. No! Ah, che cavolo! Madonna! No, la spada! Perché un nome... Vabbè. Non mi toglieva la... Cioè, non me la faceva togliere, è strano. Chi è che rompe? Ah. Scommettiamo che solamente questo che è rimasto. Cioè, è solo qua. Eravate più di uno. Dirigiti alla Upper West Side. Stiamo provando a proteggere i civili, ma Ray non lo rende facile. Sì, è fatto così. Mi muovo. Un messaggio di Miles. Pete! Ehi, Pete! May mi ha chiesto di chiamarti. La situazione al centro per i veterani non è buona. I detenuti vogliono sfondare le porte. Sono qui con Mary Jane, che stiamo evacuando l'edificio dal seminterrato. Ma ti serve una mano, vieni subito se puoi, ok? Devo sbrigarmi con i distretti e andare ad Harlem. Ah, cavolo! E mo... Abbiamo detto Rai, no? Bella cosa, proprio. Però questi hanno scocciato proprio, Cioè, sparano ogni volta. Non danno tregua. Salve. Bello, ecco, proprio sì, bellissimo. Vabbè, i criminali nel frattempo fanno baldoria. Rhino è in fuga, ma gli ex ospiti di Riker hanno preso d'assalto le barricate della polizia. Vedo di aiutarli. Grazie. Se sfondano le barricate, chiedi come è spacciato. Oh, e allora avete rotto proprio. No, veramente. No, niente. Proprio. Ma chi vi le ha date ste armi? Oh, cavolo, cavolo. Tu chi sei? Chi ti conosce? Oh, ciccio, tu con lo scudo veramente hai rotto, Oh! Datemi un po' una calmata, gente. Oh, uno che spara. L'altro che rompe le scatole con ste molotov. Allora, facciamo così. Bene, fatti sotto. Uomo di paglia. Ma c'è casco... No, veramente, io voglio sapere chi è quel disonesto che butta ste cose. Eh sì, liberati, che ti devi liberare. Spider-Man, aiuta i colleghi delle altre barricate. Non avevo mai visto Rhino tirarsi indietro da un combattimento. Devono essere gli ordini del dottor Octavius. Brevi attacchi mirati alle squadre di pronto intervento. Sto maledetto. Cos'è, mo si crede un supereroe questo qua. Vieni. È venuto. Farlo fuori questo, no. Oh. Madonna santa, tu sarai il primo a morire, guarda, lo dico io. Ah, quel paese. Ah! Oh! Chi è stato? Ma da dietro non c'era nessuno. O mi avete sparato voi per sbaglio e mi avete colpito, oppure non c'è spiegazione. Volevo fare un'entrata migliore. Kumba! E c'è sì tu! Bravi, avvicinatevi tutti! Da bravi! È una sudata con questi qui, Tu se non sparavi non eri contento, Fang. Madonna! Ah, giusto, questo è ancora rimasto vivo! Non posso permetterlo, ci penso io. Ah,
Bravo. Ehi, proprio da così poco? Tu lo lasci perdere quell'RPG, eh? E ancora. Non vi siete proprio stancati di tenervelo in tasca? In tasca, poi. Toglito dalle mani. Cosa ho detto? Non lo so. Tu con quella pistoletta. Bersaglio primario acquisito, pacificazione in corso. Ci sono modi migliori per chiedere un autografo. Certo. Infatti, aia. Questo è un modo violento. Ragazzi, è che... siamo dalla stessa parte. Almeno aspettate che fermi i detenuti prima di spararmi. Pacificati. A nessuno sembra di vivere in 1984. Solo a me. Avanti, nessuno. No, vuoi finire. Madonna. Oh, ci mancavano solo i signorini in volo, non sa. Poi chi gliel'ha dato i jetpack a questi? Avete almeno la patente, no? Perché se non ce l'avete siete proprio fregati. Ma fregati proprio. Ah, sì? Piacere anche a me di vedere dei brutti ceffi come a voi, qua. Mi date proprio fastidio, proprio fate venire la nausea. Anche se sarebbe solamente uno, ma vabbè. Ah no, c'è quest'altro, solo che è lontano. Becca di questo. Ok, ciao. Di grazie che non ti ha ammazzato, eh. Sono caduto. No, maledetta te. Ok. Ho capito che sei pericoloso, quindi te lo tolgo. Ah, e te ne vai anche giù. Lei. Non ce n'era un altro. No, no. Non mi dire cosa ho fatto. No. No. No, no, no. Porca miseria. Cosa ho fatto? Non mi dire che lo devo rifare. Dai, no. Scusa, di regola, di regola. Di regola. Cerchio non sarebbe ad andare indietro. Oh mio Dio, no. Tutta la fatica che ho fatto, ma lo devo rifare. Il rifugio per i veterani di armi. È bello che stavo per finire. Di fuggire, cioè di sconfiggere quei criminali. Madonna. Già ne sono tanti. Sto diventando pure io esausto. Guarda, veramente io non ci credo. Io non ci credo. Ma più deficiente di così, no. Guarda, ci non do sta ferma. Ma quando mazzata Dave. Essere gli ordini del dottore di attacchi di pronto intervento. Oh, hai rotto con ste braccia di merda, cavolo. Niente, veramente, avete rotto. Ah, già, che questo è quello con... Madonna! Ma se non la finisci con ste braccia, ma quanto è vero che te le spezzo, eh. Oh! No, 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 no. Voi state scherzando. Ma per favore. Cioè, io non... Ma se io avevo saltato, come ha fatto a prendermi quello con lo scudo? L'ha lanciato? No, vabbè, veramente, non ci posso credere. Cioè, ma quanto tempo ci sto mettendo, madonna santa. Ma quanto mi devo incazzare. Tu, tu, con quelle braccia del cavolo. Ma vuoi finire? Oh, è andato in assedio veramente con ste cavolo di braccia. Ma te le spezzo. Sì, vabbè, ci eravate, mo. Mr. Fantastic, mo. Non sa. Perché non mi colpisce quello con l'armatura? Con l'armatura, mo, con lo scudo. Ma non quello, quell'altro. Ciao, Spider-Man, addio. Maronno du Carmine, veramente, ce l'ho spacciato con sti cos. Ciao, state freschi. Madonna santa. Ma no, voi proprio con gli RPG non avete capito niente. Cioè... No, no. Oh! Tu da dove la... Come hai fatto la... Ma no, vabbè, vabbè. Io avevo fatto cerchio, eh. Cioè, veramente. Sì, sì. Oh mio Dio, oh mio Dio. No, 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 no. Non lo fate. Perché non voli di nuovo. No, proprio, ci sono i momenti sì e i momenti no. Truppe volanti di Sable sistemate. Ora devo occuparmi del resto dei fuggitivi di Riker. Ah, chi si vede? O tu lo lasci perdere. Ah, vabbè, te ne vai completamente. Yuri, distretto sicuro.
e ho scoperto cosa significa essere un bersaglio prioritario della Sable. Mamma mia. I mercenari internazionali. In effetti. Ok, ora devo lasciarti. Chiamami se qualcosa va storto. Certo. E grazie. Senza di te non avremmo avuto chance. Ok. Devo correre al rifugio Fist di Harlem per aiutare zia May. Peter, grazie al cielo. Ci servi al centro per i veterani. Dove sei? Mi hanno trattenuto. Stai bene? Abbastanza, però. I detenuti hanno appiccato le fiamme. Abbiamo evacuato il personale dall'edificio, ma May e Miles sono ancora dentro. Sto cercando di raggiungerli, ma il fuoco si propaga velocemente. Resta dove sei, MJ. Ci penso io. Dai, muoviti, Pete. Fai presto. Guardate, ragazzi, veramente è stata una cosa... non incredibile, è una cosa orribile. No, proprio. Hanno deciso ste fiamme di non farmi passare. Proprio no. Peter, i soccorsi stanno arrivando, ma ho trovato un'uscita antincendio che MJ, dovrebbe... non ti muovere! Non voglio dover salvare anche te! Peter, non fare l'eroe, aspetta! Sono l'eroe, eh! Cioè, sono Spider-Man! May! May! Siamo qui! Ehi, May. Ok, coraggio. Resisti! Sì, May, stai bene? Verso la finestra! È lontana! Resistete! Ok, reggetevi forte! Andiamo, stupida di una... Coraggio, May! Ti aiuto! Oh mio Dio! Via! Via! Miles, andiamo! Teniamo noi. Sta bene. Stanno tutti bene. MJ, non fosse stato per te, Miles, penso che sarei... morto. Esattamente come lo sarei io se non mi avessi salvato qualche migliaio di volte. Resto comunque in debito. Oh, sei in gamba. Ehi. Scusa se ho rovinato tutto. Solo... è difficile essere sempre la donzella in pericolo. Per una volta volevo essere io a salvare qualcuno. Perdonami se ti ho sminuita. Ancora partner? Sempre. Ehi, non sapevo se la preferisci frizzante, liscia, di sorgente o di montagna. Così le ho prese tutte. Vi ho interrotti? No. MJ, la signorina Watson e io parlavamo di strategia. Strategia? Esatto. La città è in pericolo, serve il nostro aiuto. L'aiuto di tutti. Ok, attendo ordini, coach. Ok. Divide e timpera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martin Lee. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al Fist. Al minimo problema, chiamami.
Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Certo, conta su di me. Tu invece? Dei pazzi in calzamaglia stanno smontando la città pezzo per pezzo. Io farò lo stesso con loro. D'accordo, d'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Hai il suo... Sei la ragazza di Spider-Man. Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cos'hai in questo bouquet di bottiglie. Oh, Madonna santa. Cosa non ho fatto in questa puntata? La situazione in città è lievemente migliorata. Miles si sta occupando del Fist. MJ è sulle tracce di una cura per il respiro del diavolo. Ora devo concentrarmi su Otto per fermare i suoi piani. Yuri, dobbiamo occuparci dei pesci grossi. Hai novità su Octavius? Nessuna. La scientifica non può nemmeno esaminare Times Square. Al dipartimento, tirocinante escluso, sono tutti malati. Vado a vedere io allora, ti dico cosa scopro. Vabbè raga, noi ci vediamo con la prossima puntata. Veramente è stata una tragedia in questa puntata farle veramente una disgrazia. Bellissimo. Cioè con questo si va veloce che è una bellezza. Vabbè comunque, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Io veramente ho fatto una fatica enorme. Se così è stato mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi intanto ci vediamo con la prossima puntata. Bella ragazzi. Datemi un po' una calmata, uomo di paglia.